Presidente, lei è un politico di lungo corso a livello nazionale, anche regionale, la conosciamo tutti. Lor signori di ieri e di oggi, ma cos'è meglio? Domanda difficile. Vabbè, insomma, diciamo che una volta la politica era un poco diversa, insomma, non era fatta da talk show, insomma, era un tempo ideologico che prediligeva la complessità, la cultura, tutto questo non c'è più oggi, comunque non c'è, c'è solo comunicazione e questo non aiuta alla risoluzione dei problemi, anzi spesso li affossa, perché si pensa che fatta la comunicazione la pratica sia risolta, invece la pratica comincia. Allora, è un problema. Uno dei personaggi politici è il nostro Presidente del Consiglio, Renzi, con tutte le problematiche che anche il Mezzogiorno, la Calabria in particolare, sta vivendo, per non parlare della vicenda drammatica del terremoto. Sì, insomma, ecco l'occasione utile per dare un gesto di solidarietà ai terremotati. Purtroppo il nostro paese è una terra fragile. Adesso non passa anno che non ci sia la scossa di terremoto, pensate a tutte le piccole scosse che per fortuna non procurano vittime. Per quanto riguarda il Presidente del Consiglio, è un giovane, quindi bisogna guardare con attenzione e speranza all'azione politica di un giovane. Lui sta dimostrando anche qualità, spesso in prevalenza qualità comunicative, ma capisce la politica, se lei mette sotto il suo naso un microfono si disimpegna, ma con un certo livello di qualità, quindi ha tutte le caratteristiche positive Renzi. Naturalmente eredito un paese in una crisi drammatica, speriamo di uscirne insieme, perché se per esempio io voto sì al referendum, ma voto sì per un fuoritema, perché se tutto, non tanto per la riforma che è opinabile come tutte le riforme o i tentativi di riforma costituzionale, però se fallisce Renzi, se vincono i no, il messaggio che si dà all'Europa, da cui dipendiamo, perché noi abbiamo ceduto sovranità, molta sovranità all'Europa, beh, sarà che questo è un paese irriformabile e questo ha conseguenze sulle famiglie e quindi è un problema. Un'ultima battuta che è diventata anche un po' un luogo comune. Si dice ultimamente ci stanno facendo rimpiangere la vecchia classe politica. Andreotti. Ma non so se si rimpiange Andreotti, però voglio dire, non c'è dubbio che una politica che è governata dall'economia, dalla finanza, invece la politica dovrebbe irreggimentare l'economia e la finanza. Io ho detto così, con un soffio di ottimismo, che se fossi io Presidente del Consiglio la prima cosa farei una legge proprio per governare l'economia e la finanza, che non vada dove vuole, perché c'è tutto l'aspetto sociale che un Presidente del Consiglio, un governo, deve poter salvaguardare.